Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi, dopo avervi portato la demo di Terminator, vi porto invece la versione Early Access di Quasimorph. L'avevamo visto, se non erro, tempo addietro nella versione demo, potrei sbagliarmi, ma mi pare che fosse uno dei giochi provati durante uno degli ultimi Steam Next Fest. Abbiamo provati così tante che a volte i ricordi si sovrascrivono tra di loro. Un gioco molto bello e al contempo molto 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 difficile. È un RPG roguelike a turni in cui vestiamo i panni praticamente di un mercenario che viene clonato ogni volta che muore ed è al servizio nel futuro, è un gioco sci-fi, ed è al servizio di queste corporazioni che non fanno altro che rubarsi tra di loro, ammazzarsi, spiarsi e cose del genere. Quindi noi andiamo al soldo del migliore offerente e dobbiamo portare a termine queste missioni. Difficilissimo perché? Perché è un gioco in cui viene creato tutto in maniera casuale e si muore in maniera veramente super easy. Che succede? C'è la permadeath, quindi è vero che il personaggio viene riclonato, quindi potremo sempre giocare con lo stesso personaggio e man mano che andremo avanti ne sbloccheremo altri cercando dei chip. Il problema è che perderemo tutto e siccome è creato tutto casualmente, a volte potremo essere fortunati e trovare nemici abbastanza deboli e armi potentissime. In altri casi, e normalmente è così, verremmo piallati spessissimo e in maniera molto aggressiva. Calcolate che l'altra volta stavo andando benissimo, mille armi fantastiche, armature incredibili, niente, è spawnato tipo un mega demone che praticamente mi ha eliminato in un secondo e me perdendo tutto quello che avevo raccolto. Quindi questo potrebbe risultare un attimino bloccante per alcuni, per altri invece potrebbe essere proprio ciò che attivi il loro appetito. Adesso lo vedremo come al solito per circa 50 minuti in modo che possiate farvi un'idea sulla qualità e sul contenuto del gioco e nel caso voleste provarlo, c'è la demo, o nel caso voleste seguire lo sviluppo a comprarlo, qui sotto in descrizione come sempre potete lasciare, se potete lasciare, troverete il link e potete lasciare anche un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Si mischiano le cose. Detto questo, inizierei immediatamente una nuova run sperando di non morire subito. Calcolate che è talmente difficile che si può morire anche nel tutorial. Is written in tears and blood. Liars, tyrants, idealists, they all tried to bring happiness on the edge of a sword. We waited for liberation from the shackles of fate and were ready to go through the last judgment for it. Not for the glorious death for the eternal kingdom, love, or the Lord, but for a way to step off the path of suffering. But when the apocalypse came, we shrugged our shoulders and started profiting from it as usual. The creatures lurking in the depths of space didn't seem scarier than our own world. Armed with the hope that the darkest hour comes before dawn, we try to survive until the first rays of the sun. Il gioco è ovviamente tutto in inglese e dice che appunto c'è stata l'apocalisse, invece di unirci abbiamo fatto come sempre, abbiamo praticamente tirato avanti e abbiamo iniziato a rubare tra di noi, a rubarci le cose tra di noi. Allora, ogni pianeta ha una serie di strutture differenti che possiamo esplorare, dove possiamo andare a commerciare, ottenere soldi, esperienza, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo iniziare praticamente il tutorial scegliendo il personaggio. Qui ce ne sono 4 per ora. Vado con Vittoria Boudicca perché è quella con la precisione maggiore. Dobbiamo scegliere la classe, Scouts di Ade o Eclipse Blades. Le abilità aumentano di livello, come in Fallout per esempio, in Morrowind eccetera, ovvero più
utilizziamo i requisiti di un'abilità più questa sale. Per esempio, bodybuilding aumenta la vita e questa diciamo caratteristica aumenta di livello ogni volta che per un tot di tempo andiamo sovraccarichi praticamente. Dice ogni 10 unità di peso ci dà un punto esperienza mentre muoviamo e questa sale di livello. Ok, scegliamo questa. L'equipaggiamento di partenza abbiamo questo. Noi adesso rischiamo, prendiamo il mitra, prendiamo delle munizioni. Senza zaino l'inventario fa veramente schifo, è minuscolo. Nel caso doveste morire all'inizio non vi consiglio di prendere l'altro personaggio, ma di riavviare proprio la run, perché è assurdo, cioè non... praticamente è quasi impossibile farcela. Quindi direi questi vanno bene. Facciamo, qui non metto niente, metto questa, la divisa, perché tanto nel tutorial in teoria metto un po' di cibo, sì, e questo, aspetta, dividi, perché questo è antibiotico. Ogni elemento fa qualcosa di importante, vi spiega tutto qui, vedete, perché adesso lo vediamo, non c'è solo la vita da tenere a mente. Ok, non abbiamo altro, non abbiamo neanche lo scudo, il giubbotto antiproiettili. Ok. Parte, continua. E qui c'è il solito sergente. Allora, un paio di cose importanti, vedete, ci muoviamo così, cliccando. E mentre ci muoviamo non solo si muovono anche i nemici, ma vanno avanti delle cose. Per esempio qua in basso a destra adesso è bloccato, ma aumenterà il livello di corruzione del personaggio, per così dire, il quasi morph da cui prende titolo il gioco, che dovremmo sempre cercare di tenere basso o potremmo subire delle mutazioni. L'altra cosa molto importante è che osservate sempre la mappa, cliccando adesso qui non è attiva, cliccando M... ancora non è attiva perché ci possono essere cose nascoste. Qui abbiamo preso l'alcol. L'alcol è molto buono perché, come vedete, toglie la quasi morphosis. Poi qua in alto a destra, cliccando, cambiamo arma, possiamo scegliere la modalità di fuoco e possiamo ricaricare. Attenzione, perché ricaricare richiede un tot di turni a seconda dell'arma. Qui c'è del cibo, qui non esploro perché sono sempre vuoti questi mobili. Possiamo anche mangiare la carne umana, ma direi che non è il caso. Ci sono le coperture in questo gioco, vi consiglio assolutamente di sfruttarle, quelle sono delle munizioni particolari. Qua abbiamo trovato le granate, occhio, potete metterle anche qui, questo è molto importante perché vi lascia libero uno slot dello zaino. E di solito prendendo degli indumenti migliori avremo anche più tasche. Abbiamo trovato un bellissimo fucile laser che fa tantissimo danno, ma non abbiamo quelle munizioni là sotto. Ogni arma di solito ha più tipi di munizione che possono essere utilizzate per armarle. Allora, qui c'è il poligono. Non siamo costretti a fare ogni volta quello che ci dice il sergente maggiore. Qui abbiamo trovato tipo un MP90. Io non lo voglio fare perché non voglio sprecare le munizioni. Vediamo se adesso si è attivata la mappa. No, ancora no. Allora, praticamente perché vi voglio far vedere nella mappa qualcosa? Perché ci sono pareti che si possono sfondare e trovare cose nascoste. Allora, qui dobbiamo far esplodere questo. Occhio, perché questi barili fanno un casino impressionante. Per sparare a oggetti inanimati bisogna tenere premuto maiuscolo. Ecco, esplode tutto, via, allontanati. Ricarichiamo, quest'arma si ricarica abbastanza veloce, un turno. Non è sempre così, ci sono armi che veramente richiedono tantissimi turni. Adesso ciazzoppa per farci vedere come funzionano le malattie. In questo caso abbiamo solo una frattura che possiamo curare, vedete qua intanto... la vita ne risente. Se clicchiamo qui possiamo utilizzare una di quelle fasce per assolutamente prenderci cura della ferita, o utilizzare questo autodoc
che ci cura, non ha tolto quello, adesso curiamo la ferita, ok. La cosa più pericolosa in assoluto sono le infezioni. Le infezioni perché tendono a progredire molto rapidamente e vi portano alla morte in un secondo. L'altra cosa da tenere assolutamente sott'occhio è questa lineetta qui, che è la fame praticamente. Per adesso andiamo abbastanza bene, ma non la sottovalutate perché sennò morirete. Vedete queste strisce? Vuol dire che c'è qualcosa. Quindi quando vedete questo, se non trovate un modo per raggiungere questa zona, fate saltare la parete con una granata o con un'arma, in modo da andare in modo da esplorare questa zona. Io adesso qui ci sono andato, non c'è niente, quindi non vado a sprecare cose. Le porte possono essere bloccate. In questo caso qui c'è un omino. Lei è potentissima. Ok, fortunatamente non ci ha ucciso. C'è un sacco di roba da raccogliere, perché in questo gioco c'è il crafting, tra le altre cose. Questo è cibo, carne umana, quindi potremmo mangiarla, ma vedete, mettiamo il livello di quasi morphosis. Quindi niente, controllate sempre le robe che trovate, perché potrebbero essere decisamente migliori di quelle che avete voi. Pelle umana direi proprio di no. Dovremmo prendere questa. Ecco, qui c'è uno che adesso si trasformerà, sperando non mi faccia danno, perché l'altro giorno mi ha ucciso lui trasformandosi. Praticamente quando questi si trasformano, per un tot di turni, finché c'è quel brillio intorno a loro, non sono vulnerabili. Quindi bisogna scappare. Questo c'ha? Niente, c'ha l'acqua. Potremmo mangiare questo e portare con l'acqua con noi. Se non moriamo, tutto ciò che abbiamo trovato lo portiamo via con noi. Qui c'è uno scanner, ci permette di vedere la localizzazione di persone, porte, nomi, cose e città, tutto quello che ci può interessare. Apparentemente non c'è niente di nascosto, quindi possiamo continuare qui. E adesso ci fa fare proprio quello che vi dicevo, ovvero ci fa saltare in aria, ci fa distruggere una parete. Ok, riprendiamo. Ah, abbiamo spazio. Io quest'arma la vorrei prendere assolutamente, quindi lascerei questo. Beh, questo qua però toglie quasi morfosis. Togliamo l'acqua. E queste mi sa che non ci servono, vero? No, allora togliamo queste. L'altra è tutta roba importantissima. Ok, tutorial fatto. Come vi dicevo, è possibilissimo morire anche nel tutorial. Normalmente quando facciamo una missione non è possibile evacuare. Bisogna o terminare la missione o trovare dei particolari chip, che sono degli oggetti che sbloccano altre classi, per esempio, altre abilità, e quindi sono talmente importanti che allora ci viene permesso di tornare alla base. Fammi vedere, tu 10-20, facciamo così. È possibile non solo scaricare le armi, ma anche... Tu che sei? 24-36, 24-36, range 7, range 9, questo però colpo singolo. Allora, questo lo lasciamo qua, facciamo un load, ok. È possibile anche smontare le armi per ottenere non solo materiali, ma avere anche cose per creare dei kit di riparazione, perché le armi, vi avviso, si scassano. Per somma gioia. Ok, allora questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo. Adesso sì che dovremo portare più medicine. Dividi, dividi. E prendiamo anche un'altra di queste, dividi. Le munizioni vanno bene. Vedi queste, non è tantissimo spazio, spero di trovare assolutamente un'altra arma, un altro zaino. Poi quello che possiamo fare adesso è andare qui e iniziare a craftare le cose, tipo, vedete, adesso abbiamo trovato questi
queste parti di armi, potremmo craftare la pistola, ma io voglio craftare questo, che è il kit medico massimo, del cibo e assolutamente dell'antibiotico. Ok, e adesso andiamo ad esplorare il sistema solare e poi ovviamente andremo oltre. Ogni pianeta ha delle missioni, ogni volta cambiano. Potremmo andare su Marte a Phobos, sulla Luna, su Venere, su Mercurio. Andiamo su Mercurio, va? Qui vi dice quanto ci vuole. Andiamo a vedere un pochino che cosa dovremo fare. Molto bella anche l'astronave. Un'altra cosa molto bella che non abbiamo visto è che, pur avendo una grafica così semplice in pixel art, semplice sempre tra virgolette, ogni volta che cambieremo un equipaggiamento si vedrà sull'omino. Guardate, è bello. Allora, qui c'è un sacco di roba da fare. Ovviamente il colore indica la difficoltà, o se una roba sia più o meno, vedete, pacifica. Quindi non dobbiamo fare niente, infatti, ma se gli portiamo sta roba potremmo ottenere qualcosa in cambio. Qui dobbiamo spiare. Facciamo questa missione di spionaggio. Conquista, se no questa è verde, ma iniziamo con questa, va? Prendiamo lei sperando che non ci muoia. Qui vi dice che dobbiamo fare. Hanno trasformato la Core World MG, ha trasformato questa zona, questo luogo in una fortezza. E dobbiamo portare via la Ligvalite. Questo è il nostro mezzo da sbarco. Ok. Iniziamo a esplorare. Qui vi dice cosa dovete fare. Vedi, dovete trovare Ligvalite. Un artefatto di pietra collegato alla Quasimorphosis. Una volta l'abbiamo trovato potremo tornare indietro. Qui abbiamo trovato subito un tavolo da crafting, utilissimo nel caso le armi si rompessero, perché è l'unico modo per ripararle. Ok, questo funziona. Possiamo ricaricare. Ma le nostre. Dice usa 5 cellule d'energia. Battery cell sono queste. Oh madonna, quanta roba. Vedi una cosa. Questo non è chiaro. Ah no. Ricarichiamo questo, no grazie. Niente, niente. Oh, armatura. Ottimo. Più o meno ottimo. È un po' rotta. Vedete, adesso è cambiato il nostro aspetto. C'è un sacco di roba. E quindi dobbiamo iniziare a liberarci di un po' di oggetti. Questo è ottimo, rigenerazione. Mettiamolo al posto di questo. Purtroppo non è, secondo me, quello che dovrebbero implementare è la possibilità di lasciare la roba sull'astronave. So che lo fanno perché così dobbiamo scegliere cosa portare con noi e non praticamente esageriamo, non c'è il rischio di diventare troppo potenti. Però, ok, lì c'è qualcuno che sta dormendo, potremmo passare inosservati. Ho trovato pure fucile a pompa, che è ottimo in questo gioco. Ma no, possiamo lasciare questo. Possiamo. Non abbiamo le munizioni, ma per ora lo portiamo. Cerchiamo di non farci vedere. Ok. Dovete sempre calcolare quanto cammineranno per evitare di non prenderli e soprattutto di finire voi nel range dell'esplosione. Ok, questo.
Questo non possiamo prendere. C'è il coltellino, i pantaloni, le scarpette. Niente di scientifico. Bello che si rompe anche lo scenario, eh. Intanto ricarichiamo questo, grazie. Bodybuilding di livello 3, ottimo. Dobbiamo mangiare un attimo. Abbiamo un danno, ma non so come. Questa è una spara chiodi. So come abbiamo fatto a prendere danno. Scusi, cos'è successo? Ah no, certo, perché siccome è aumentata l'abilità, abbiamo ottenuto 5 punti di vita e quindi lo calcola come se avessimo preso danno, ma in realtà abbiamo la stessa vita di prima. Quindi potremmo curarci, ma aspetterei. Non vale la pena perdere cose. Oh, porca miseria, abbiamo trovato pure il kit di riparazione, i colpi del fucile a pompa. Non abbiamo spazio! Oh, questo bellissimo fucile a pompa, tra l'altro. Una maschera, vai. E un'armatura in migliori condizioni. Degli ottimi stivali. Porca miseria. Decisioni, molte decisioni. Non abbiamo niente. Vediamo se qui qualcuno magari avesse uno zainetto. Questo ci dà più 5 di vita perenne, ma 100 punti in più di quasi morfosis. Abbiamo qualcosa per togliere? No, non abbiamo né le sigarette né il vino per togliere il quasi morfosis. Vabbè, mangiamolo, tanto probabilmente moriremo tra 3 secondi. Di nuovo la pistola, niente. Abbiamo questo, ok, così abbiamo preso la vita. No. Ok, no, niente, ricarichiamo, aspetta. C'è un elmo fichissimo. E vai. Però lo zaino voglio, lo zaino, datemi lo zaino. La cosa migliore da fare è andare veramente passin passino. Oh, un altro fucile da cecchino! Maledizione. Troppa roba. Un'altra. Un'altra arma. Che cos'è questo? Fucile d'assalto stupendo. Però non abbiamo neanche quelle munizioni. Quindi, mio caro, rimani qui. O ti mettiamo al posto di questo. Sì, che c'ha solo 2 munizioni. Vai. Che rosicata. Ho provato a giocare con le armi corpo a corpo, sono morto subito. Hello? Signore di castello? Non c'è nessuno. Magari uno, sì che c'è. Ah, sarebbe bello distruggere qualcosa. Possiamo fare così? Ce la tiriamo in testa? Au! No! No! Via, aspetta, aspetta, aspetta. Ci dobbiamo curare. Ok. Facciamo così. Assolutamente questo, dobbiamo curare. Usa. 2%. Usa. 4%, 6%. Mortacci. Quest'arma ha precisione 1. Qualcuno si è pure trasformato. Abbiamo preso un attimo un po' di danno. Mangiamo qualcosa. Ho messo... Oh, che cacchio è questo? No, subito. Ok. Tra l'altro non possiamo fare niente. Quando c'è un oggetto per muoversi senza raccoglierlo, usiamo il destro invece che il sinistro, eh. Oh, che cacchio è?
Madonna che lisci. No. Si è trasformato pure quello. Ok. CQC Specialist, che fa quello? Jesus. Ok, fortunatamente l'abbiamo stordito. Ok, questo che fa? Un sacco di roba, vai, usa. Volevo vedere qui che era CQC Specialist. Scatter. Ok. Meno 30%. Scatter immagino che sia tipo la possibilità che il colpo se ne vada per i cavoli suoi, che becchi più il bersaglio, no? Ogni colpo sparato aumenta esperienza di 2-2. E basta! Andiamo un attimo al risparmio. Che cos'è questo? Esplosivo, eh? Prendiamo l'esplosivo, vediamo se salta in aria. Ah, no, quella la spara a chiodi. Training aumentato a livello 2, training che fa? Più 10 precisione. Sì, scatter dovrebbe essere lo sparpagliamento dei colpi, no? Ok, anche hardening. Ok. Meno 10% di possibilità di soffrire una ferita. Andiamo di qua, perché... Oh no, pure il cacchio di robot. Ok. È morto più facilmente di quanto mi aspettasse. Un pezzo di tubo. Vediamo la stoffa però. Oh, ce n'è un'altra ancora. Ah, guarda quanta roba utile questa. Peggio di quello che abbiamo noi. Questo che cos'è? La sega circolare. Madonna, abbiamo mille cose. Qua? Ok. Proiettili. Già ci hai messi qua? Ok, sì. Questo è quello che abbiamo noi. Del cibo, mangia, sì. Tin. Cos'è? Tessuto? Tessuto. Plastica. Qui c'è qualcosa? No. Questo cos'è? Uno zaino, uno zaino! Un zaino esattamente uguale a quello che abbiamo noi. Bleh. Bleh. Sta finendo anche il cibo. Ma lo possiamo mettere qua. Andiamo a vedere questi che hanno droppato. È tutta roba molto utile. Tu sì che sei utile. C'è un palo, ovviamente. Abbiamo lasciato il palo dietro. Adesso abbiamo trovato il palo. Allora facciamo così, va. Riprendiamo il palo e lasciamo la stoffina. E dai, mi serve uno zaino. Damnation. Tu che sei? Anche questo è buono. Painkiller, no? Prendiamo te. Dove fai? Infezione meno 40. Infezione meno 20. No, allora teniamo te. Hai provato a ingannarmi, eh? No, 5, già ce l'abbiamo. Ah, c'è di nuovo questo fucilone. Qui scelta difficile, eh? Scelta molto difficile. Tanto cambiamo queste, grazie. Perché no, andiamo con quelli che abbiamo. Questa si sta quasi rompendo. Vabbè, ricordiamoci che qui c'era la roba.
Guardate quanto sono grossi sti livelli, eh. Ah, il palo, vabbè, tanto lì dove ci dobbiamo ritornare. Veri, lo sapevo io. Niente. Un cacchio giratorio. No. Niente, ce l'abbiamo qui, finito. Ok, adesso la priorità è cercare del cibo perché non abbiamo più cibo. Io sento delle porte che si stanno aprendo, ma non vedo nessuno. Quindi o sta arrivando qualcuno a farmi una simpatica trappolona. Oddio, io questo vorrei. No, facciamo così, infatti. Esplosivo... No, facciamo questo. Perché qui c'era l'altro palo. Ok. C'è una scatoletta vuota e un simpatico inganno. Che poi gli edifici hanno più piani, quindi noi non sappiamo in che piano sia la roba da rubare. La cosa migliore è quando un'arma stordisce il nemico. Che cos'è questo? Non lo so, ma dobbiamo andare. Beh, è semplicemente un allegro teschio cranio umano. Oh, sigarette! Vai, ciao. Tolgono quasi morfosis, usa. Si è trasformato anche questo. Ok. Quello si è stordito da solo. Ha detto non voglio morire, mi stordisco così. Non mi uccide lui, laggiù c'è un'altra con una mazzarella. Si è rotto! Si è rotta! Sapevo io. E basta, quasi morfos. Oh. Che diavolo ci abbiamo? Ok, quella è rotta, non abbiamo più colpi, fantabuloso. Per riparare quella dovremmo tornare qua su adesso. Ed è esattamente quello che faremo perché non abbiamo più niente, altrimenti, oddio robot. Corri, 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 prima che ti sfrantino. Ah, qui c'era l'ascensore in tutto ciò. Ma non è detto che la cosa che dobbiamo trovare sia giù. Questo che cos'era? Ah, i chiodini. Scusa, perché ci abbiamo tutta sta vita messa così male? Ah, sai cosa? Non ci ha fatto danno, ma mi sa che c'ha tipo... C'abbiamo un cacchio per caricarlo. Dobbiamo stabilizzare niente. C'è tipo fatto male con i poteri psionici. Tanto mangiamo. Fatto che questo stabilizza solo. Questo pure. Questo. Proviamo, non credo, no. Ah, questo qua forse, infatti. Lampeggiava pure. Ma in realtà non ha fatto un cacchio. Andiamo a vedere. Non sono mai riuscito a riparare un'arma io, eh. No, non voglio craftare. Come... Allora, cos'è? No. Ok, così, ma... Poi?
Questo mi sta un attimo anche per me. Ripara, lo diceva Lima. Ovviamente abbiamo skippato. No, ma dice hai bisogno di una workbench per aggiustarlo. Ma forse no. O forse no e siamo fregati. Kit di... Ah, porca miseria. Armature ripara. Ok, siamo nella PvP. Bene. Siamo allegramente nella PvP. Allora, andiamo a vedere un po' che possiamo prendere. Possiamo prendere... Togliere questo e prendere la sparachiodi. È una pistola, ma... Oh. A cavallo nato non si guarda in bocca. C'è anche fu... Ah, no, prendiamo questo, hello. Prendiamo questo, che giù c'è pure l'altro. Sì. Ok. Allora, alcuni si ricaricano... in una volta sola, altri invece bisogna cliccare più volte qui, eh? Ok, andiamo a cercare cosa da mangiare perché non abbiamo più niente. Potremmo anche ignorare quelli e andare giù, magari siamo fortunati e troviamo ciò che ci serve, o magari crepiamo appena usciti dall'ascensore. Bellissimo questo. Facciamo così, facciamo così, facciamo allora sì, facciamo così. Non abbiamo cibo, non abbiamo un cacchio. Oh cacchio, stava per arrivare addosso a noi il fuoco. Per finire il cibo. Oh, lì, una medicina. Ma se usassi questo? Ok. Lì allora, sta andando tutto in fiamme. Bene, abbiamo preso questo. Ok. Vai qua. Ah no, aspetta un attimo. Ma che... Ah no no, giusto giusto, infatti questa non possiamo portare. C'è un altro ascensore qui pure? Beh, ma guarda che bello. Peccato che usi quelle munizioni orribili. Quindi facciamo così. Tra l'altro unload, grazie. Ciao. Ciao ciao, potremmo andare ancora più giù, andiamo più giù. Perché sicuramente quella roba starà al piano 3, vedrai te. E vai, kit medico, yes, cambio, sì cambio. Abbiamo ripreso questo. 16.32, 18.36, 8 range, 8... Ah, potremmo prendere le munizioni. Ok, questo lo dobbiamo far esplodere, se no non vediamo un cavolo. Qui che c'è? Ok, altre munizioni per la per il mitra. Dammi del cibo o crepo. Niente cibo. Niente cibo. Moriamo di inedia. Porca miseria. È morto. Ha deciso di trasformarsi.
Porca miseria, ci ha preso pure da lì. Fortunatamente non abbiamo preso danno. Non mi chiedete come. Perché chiedersi queste cose? Allora, vedete quei demoni? Sa che col... No, ce n'è un altro, porca miseria. Col tempo dovrebbero venire fuori demoni sempre più potenti. Porca miseria, che randellata. Finire i colpi? Bene. Oh. Mille demoni. Non abbiamo più cibo e stiamo per morire. Usa l'autodoc, che però non ti dà da mangiare. Un pochino di cibo abbiamo trovato, che abbiamo preso 20 punti di che? Intossicazione. C'abbiamo qualcosa che combatta l'intossicazione? No, infezione. Un cacchio. Che cos'è? Un polso. Ed è qui che c'è. Noi intanto stiamo scappando. Che ste super armato. Chi c'è qui? Ci sei tu? Abbiamo rifinito. No. Le munizioni. Fantastico. Che fortuna. Vediamo un po'. Niente. Pezzi d'arma. Kit di riparazione. Abbiamo questi. Ciao, kit di riparazione. Tanto aspetta. Intanto ricarichiamo questo pure. Uno snack. Si è aperta la porta? Uno snack. Vai. Unload. Meno male. Santissimo snack. Raga, comunque, proprio, ma questa è la base dei morti di fame, eh? Unload anche questo. Cioè, proprio lo schifo. Non ci avete niente. Lì c'è la porta che continua ad aprirsi e io non so perché. Oh, veramente. Ah, aspetta. Bene. Dimmi che sono morti tutti. Ok, sì. Ok, fortunatamente l'armatura ci ha veramente salvati. Potevamo averla aggiustata solo, no? Ok, questo mi sa che è molto meglio in realtà. Perché c'ha quello ad area. 4x9x4, 3x9x4. Però dice tutto... Aspetta un attimo. Dice tutto peggio. Ok. Se lo dici te, gioco... Mi fiderò. 132, 122. Mio. Mio. Oh, ma uno zanetto no, eh? Questo che cos'è? E questo è l'obiettivo della missione! Yes! Dove li metto al posto di questo, sti cavoli dei dubbi? Non posso? Non posso! Maledizione! Che lascio? Lasciamo questo, eh? È veramente molto rischioso questo. Molto molto rischioso. Però che droppo.
Non abbiamo niente da droppare. Ma il problema è che non abbiamo cibo. Questo non c'è niente. Madonna, manco questo. E vai, del cibo. Poco, ma almeno è un po' di cibo. Basta, sì. La motosega a mano. Proiettili. Scusa. Sai com'è. Ok, non ho mai finito una missione. Vediamo se riusciremo a finirla. Esplosivo. Avanti, via, 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 via. Che non abbiamo cibo. Via. Piano 2. Ok, ciao. Piano 1. Dai, fammi vincere una missione. Che di solito crepo sempre. Vai, di qua. Non morire. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Già ci siamo. Evacuazione. Ce l'abbiamo fatta. Ah, con uno di vita. Con uno di vita. Yes. Mamma mia. La creatura che è venuta a cercare l'Igvalide. Impressionante. Il quasi morfo non solo assorbe il minerale. Ma inoltre ci ha lasciato un regalo da Tezclan. Abbiamo fatto la scelta giusta. Sta parlando con noi o con altri? Ma non ci curiamo in tutto ciò? Diego. Take. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guarda qui quanta roba. Armature nuove. Intanto droppiamo tutto nel caso dovesse morire. Adesso di inedia improvvisa. Munizioni, grazie. Questo, guarda qui, pure questo qua 100, non penso sia meglio infatti. Ottimo, guarda qui, e vai. Io mi riprendo tutto, perché non vorrei che crepasse adesso, per qualcosa che non so. Lasciamo il coltello, che il coltello ci interessa veramente zero. Prendiamo anche questo. Ok, finisce la missione? No, non siamo morti. Ok! Mamma mia! Avete visto quanto è difficile il gioco e quanto è facile morire o prendere qualche status negativo che praticamente immediatamente possa ribaltare la missione? Allucinante. Però poi quando uno riesce a tornare alla base sano e salvo è veramente... felicissimo, è una bella sensazione, no? Si è soddisfatti. Intanto qui orbitiamo. Allora, questo era Quasimorph. Se vi dovesse intrigare, qua sotto in descrizione troverete il link per la sua pagina Steam dove poter provare la demo. Inoltre vi ricordo che come sempre qua sotto potete lasciare un commento, mettere like al video e iscrivervi al canale. Io personalmente lo trovo un gioco estremamente difficile ma veramente accattivante e non vi nasconderò che nonostante la rabbia quando si crepa e si perde tipo non so, un equipaggiamento stupendo, torno molto spesso a questo gioco perché appunto mi piace non poco. Fatemi sapere le vostre impressioni, io come sempre sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!